8 marzo sempre, non semplicemente una data, ma una pratica quotidiana di conflitto contro la disuguaglianza sociale, lo sfruttamento ai danni dell'essere umano e della natura, esercitato, come dicono le donne Notav, contro le donne come contro la terra. Donne trattate come oggetti, da usare, da gettare, terra violentata dalle guerre, dalle grandi male opere, da un modello di sviluppo che nega ogni futuro. Lo dice in tutta la sua subdola violenza l'appena promulgata legge contro il femminicidio. Essa, mentre non tutela affatto le donne, anzi nega loro il diritto all'autodeterminazione, autorizza invece i militari ad occupare con armi e mezzi da guerra la Valle di Susa per tutelare i cantieri del TAV.